quando domani verrà, e il tuo domani sarà, con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. E noi restiamo tutti con te, perché tu sei Geek. L'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi nuova puntata per la sezione Sogni d'infanzia, quindi Sogni d'infanzia 09, che potrete trovare nella playlist di questo canale, appunto nella sezione Sogni d'infanzia, dove potrete recuperare anche gli altri episodi. Sezione che vuole non soltanto parlare di curiosità più o meno conosciute sui nostri eroi anni 80, ma anche e soprattutto riscoprire la gioia di giocare ed emozionarsi ancora con questi magnifici giocattoli del passato, ma anche nel presente, poiché nel finale andremo a vedere delle versioni appunto del presente moderne, in particolare i Masterpiece, che sarebbero le versioni che maggiormente puntano all'eccellenza modellistica. Oggi parliamo di un personaggio davvero importantissimo, innanzitutto per noi italiani, in quanto ha i colori dell'Italia, in quanto ha degli sponsor sulla modalità alternativa, che è un'italianissima Lancia Stratos, sponsor che è l'Alitalia. Stiamo parlando ovviamente di Will Jack, da noi in Italia Saetta. Personaggio davvero importantissimo. Immaginate di andare a teatro, immaginate questo grande show che era la primissima stagione, il primissimo episodio della Generation One, e a debuttare è proprio Will Jack, e quindi è lui che apre le danze ad uno show. Chi l'avrebbe mai detto che dopo tanti anni, circa 40, ancora oggi ci emoziona, ancora oggi è uno show punto di riferimento per tutti gli show a venire. Quindi Will Jack, senza saperlo, era la prepista per questo show che tanto ha segnato intere generazioni. Il nome Will Jack ha in sé la parola Will, che letteralmente si potrebbe tradurre come ruota, e Jack, che in gergo si potrebbe tradurre come crick, cricchetto. Quindi una sorta di cricchetto per ruota, proprio ad enfatizzare la sua natura di meccanico e anche scienziato. Da non Italia invece l'hanno chiamato Saetta, molto probabilmente per il discorso della velocissima Lancia Stratos in cui si trasforma. Sottolineo l'italianissima Lancia Stratos con colori dell'Italia, con sponsor Alitalia, e quindi è impossibile per noi italiani non essere ancora oggi innamoratissimi di questo personaggio. Will Jack, per queste sue spiccate doti di meccanico, inventore, scienziato, preferiva sicuramente stare nel quartier generale ad inventare piuttosto che sul campo di battaglia. Tuttavia c'è da dire che proprio sul campo di battaglia assolutamente era temibile con il suo lanciamissili, con le sue invenzioni che andremo a vedere dopo durante il video, e anche con la sua modalità alternativa di velocissima automobile si distingueva sicuramente. Ovviamente la sua invenzione più conosciuta, realizzata insieme al nostro Doc Ratchet, sono stati i Dinobots. Ovviamente qua è una cosa un po' forzata, perché come sappiamo tutti i Transformers dovevano avere in sé una scintilla che dava loro la capacità di essere senzienti, mentre vengono costruiti in un laboratorio. Nei fumetti poi ci sarà una spiegazione, però lascia un po' il tempo che trova, resta il fatto che nel cartoon, come tante altre cose, sono stati buttati lì e ci andava bene così e li abbiamo amati così. Il nostro Saetta Will Jack era molto molto particolare in modalità robotica, non solo per le ali sulla schiena che comunque avevano anche altri compagni Autobots, ma soprattutto per la testa. Aveva questa caratteristica mascherina facciale, ma soprattutto queste sorta di grandi orecchie sui lati, e quando parlava non era la mascherina a muoversi come ad esempio per Optimus Prime Commander, ma erano appunto queste grandi orecchie ad illuminarsi.
cosa che lo rendeva davvero unico come Autobot. Una testa che, se vogliamo, inevitabilmente va a richiamare quella di Gig Robot d'acciaio. Non sapremo mai se c'è una reale ispirazione a quella testa lì, però la somiglianza sicuramente c'è e sicuramente ce l'ha fatto amare anche in tal senso. Il nostro ingegnere meccanico scienziato purtroppo appare anche nel film del 1986. Dico purtroppo poiché forse avremmo preferito che le sue notizie scomparissero come per altri Autobots, dove non si sapeva se fossero morti o meno, mentre il nostro Wheeljack viene proprio visto in una chiara immagine morto di fianco a Windcharger. Piccola parentesi, la serie giapponese, tutte le serie giapponesi, quindi Headmasters, Master Force, Victory e Zone, sono assolutamente distaccate dagli episodi americani. Quindi ciò che è successo nel film del 1986, dove appunto Wheeljack muore, è completamente non in continuity con ciò che succede negli episodi giapponesi. Questo in generale per tutti gli episodi. La serie giapponese, tutte le serie giapponesi sono distaccate come continuity episodi rispetto a quelli americani, quindi sono una sorta di multiversi paralleli ma che non si incontrano mai. E appunto in Victor 1989 Wheeljack insieme a Perceptor andrà a ricostruire Gold Jinrai, ormai praticamente in fin di vita, trasferendolo nel corpo di quello che sarà Victory Leo, che unendosi al grande comandante Star Saber origineranno il potentissimo Victory Saber. Il personaggio di Wheeljack ha una sua comparsa anche in Animated del 2007, serie che non perdo mai occasione per osannare, poiché purtroppo la maggior parte dei fans si sono fermati alle fattezze caricaturali dei robots, e invece come trama cartoon è tra le migliori realizzate dal 1984 ad oggi, ed anche i modellini che appunto hanno queste fattezze caricaturali, per essere modellini economici, erano assolutamente di qualità enorme, di grandissima ingegneria, anche superiore a molti modelli odierni. Quindi in Animated Wheeljack compare soprattutto, anzi soltanto, nei ricordi di Ratchet, e Wheeljack costruirà insieme a Perceptor e altri membri della divisione scientifica Omega Supreme e Jetfire e Jetstorm. Un'altra serie di grande successo dove il nostro Wheeljack appare è Transformers Prime del 2010-2013. Qui ha fattezze robotiche che richiamano molto il G1, l'auto è un po' più futuristica, una sorta di Lamborghini futuristica con la colorazione che richiama la mitica Lancia Stratos, però la caratterizzazione è completamente stravolta. Farà parte di un gruppo, i Wreckers, che non c'entrano nulla con i Wreckers visti nei fumetti, ma soprattutto appunto sarà la caratterizzazione completamente stravolta, in quanto anziché essere un ingegnere e meccanico è un abile spadaccino e abile guerriero, cosa che comunque va anche bene, però appunto non era più Wheeljack come caratterizzazione, anzi ricordava molto Drift, il grande personaggio creato dal nostro Guido Guidi. Ed ora iniziamo a vedere un po' il mitico giocattolo che tanto ci ha emozionati nei mitici anni 80, e quindi andiamo di là a parlarne. Come già detto tante altre volte, come ripeterò sempre, solo noi bambini italiani anni 80 possiamo capire cosa vuol dire vedere dal vivo un box del genere. Un box che ci parla di una storia, di un marchio, il mitico marchio Jig, questa magnifica ditta che ha importato in Italia queste che all'epoca erano veramente delle meraviglie e dei sogni, i car robots Takara Diaclone, arrivati appunto qui in Italia prima che il brand Transformers venisse inventato. Quindi mi capita spesso, anche quando pubblico delle foto sui
siti o sui gruppi statunitensi, quando vedono la scritta Transformer, addirittura pensano che siano delle imitazioni, dei tarocchi, e tutte le volte tocca scrivere la storia, cioè che Transformer è nato prima di Transformers e Autorobot è nato prima di Autobots. Quindi, cari americani, vi voglio bene. La Hasbro ha inventato Transformers, chiamiamo, però prima dei Transformers c'erano i Transformer, gli Autorobot e la mitica Jig. La meraviglia di questi modelli incastonati insieme a tutti gli accessori nell'indimenticabile polistirolo e i maledetti antiestetici fungoni, questi missili che ovviamente per ormai lo sappiamo, per le leggi italiane dell'epoca erano ritenuti più sicuri rivestiti con questa gomma, rigorosamente all'interno, messi all'interno di bustine in plastica. Per non metterli a contatto con il polistirolo, in quanto, come detto altre volte, questo va a creare una reazione che può va a rovinare la gomma. Prima di tirare fuori il nostro Wheeljack dal polistirolo, ad iniziare a giocarci, a trasformarlo insieme e ad emozionarci, passerò la parola adesso ad un ospite davvero speciale. L'ospite è Marco Salerno, che ormai conosciamo tutti, e lo ripeterò tutte le volte, uno dei più grandi esperti per quanto riguarda i Diaclone e i G1 Transformers, e ci parlerà tramite la voce narrante di un personaggio davvero, davvero speciale, che chi ha seguito gli altri episodi di questa sezione già magari avrà un'idea di cosa sto parlando. E quindi vai Marco, facci sognare. Un saluto a tutti voi, cari amici terrestri in ascolto. Tutti gli eserciti hanno al loro interno soldati che si distinguono per la loro creatività e la loro manualità. Gli Autobot non fanno eccezione, ed ecco perché oggi vi parlerò di uno dei miei soldati più importanti. Come già annunciato da Gianni in precedenza, oggi vi parlerò di Wheeljack, il nostro scienziato di fiducia. Tutti noi Autobot siamo passati almeno una volta dal suo laboratorio su Cybertron per una consulenza o una riparazione. Forse non sembra, ma Wheeljack è un genio anche nella guida e ama correre a grande velocità. Inoltre, non si tira mai indietro quando è ora di combattere contro i Decepticon. Si è sempre distinto per la sua abilità nell'abbattere i nemici grazie ai suoi micidiali missili a spalla. Ed una volta, durante uno scontro sulla Terra, mise in ginocchio persino Megatron grazie ai suoi letali proiettili giro inibitori. A proposito di rottami, Megatron, prova un po' se questi ti stanno bene. Giro proiettili inibitori, il mio equilibrio perde stabilità! Grazie al suo genio e alla sua creatività è stato autore di tantissime invenzioni, le quali però non sempre hanno funzionato come noi Autobot speravamo. In alcuni casi sono stati piccoli errori di progettazione. In altri invece le sue brillanti invenzioni sono finite nelle mani peggiori che possiate immaginare, ovvero quelle di Megatron e dei suoi sgherri. Ricordo benissimo il rischio che abbiamo corso quando i Decepticon si impossessarono del suo immobilizzatore, che era un dispositivo potenzialmente letale. Quella volta tutti noi Autobot rischiammo seriamente di essere sconfitti. Per fortuna, grazie a una manovra di disturbo di Jazz e al coraggio di Carly, la minaccia fu sventata. Ironhide, infine, per scongiurare ulteriori usi impropri di quello strumento, decise di distruggerlo, proprio sotto lo sguardo disperato di Megatron. Essendo un formidabile ingegnere, Wheeljack ha creato velocemente invenzioni decisive per tirarci fuori dai guai, con altruismo e eroismo. Assieme a Ratchet forma un duo specializzato in invenzioni e riparazioni. I gadget e gli strumenti da lui creati ci sono stati utili a fermare minacce come Devastator o scongiurando pericoli altrimenti insormontabili. Ricordate il dispositivo a inversione che il nostro amico Chip piazzò con coraggio sulla gamba di Skywarp nell'episodio intitolato Un nuovo amico? Oppure, amici, ricordate l'episodio Corsa automobilistica? In quell'occasione Megatron, grazie al transfixatore costruito dai Constructicons, ci obbligò a non poterci più trasformare in robot, correndo un rischio mortale.
È doveroso riconoscere che anche in quella circostanza Wheeljack ci salvò tutti da una sicura distruzione, inventando una granata capace di annullarne l'effetto. E nell'episodio La peste metallica stavamo per soccombere alla ruggine cosmica, un morbo che divorava la lega metallica della quale siamo creati e che non aveva una cura, se non il corrostop inventato da Perceptor. Ma per creare il corrostop non c'era abbastanza ingrediente X, visto che era stato tutto trafugato e utilizzato dai Decepticon per curare i loro soldati che si erano precedentemente ammalati. E Wheeljack, grazie al suo genio e ai modi risoluti di Perceptor, riuscì a mettere in funzione il duplicatore per generare la sufficiente quantità di ingrediente X, grazie al quale creammo abbastanza corrostop per guarire e sgominare Megatron, che ci stava guardando arrugginire dalle colline appena fuori l'arca. Wheeljack è stato anche decisivo per mandare in fumo i piani dei Decepticons quando, grazie a un chip inventato dal dottor Archeville, Megatron riuscì a schiavizzare molti di voi umani, incluso il padre del nostro caro Spike. Per riuscire a neutralizzare il chip per il controllo delle menti umane, una squadra di miei valorosi Autobot, capitanata proprio da Wheeljack, si recò nell'officina del nostro coraggioso scienziato su Cybertron. Dopo un intenso inseguimento per le strade di Cybertron, braccato da insidiosi nemici, Wheeljack si ritrovò finalmente all'interno del suo laboratorio, dove riuscì a carpire il segreto di questo chip. Fu dunque in grado di creare una delle sue invenzioni, capace di neutralizzare l'effetto del chip del dottor Archeville, e in breve furono liberati dal controllo mentale tutti gli schiavi terrestri. La cosa per la quale è più ricordato è senza dubbio la creazione dei Dinobot nel 1984. Permettetemi di presentarvi Tyr, Trichek e Brutto. Wheeljack ha il grande merito di aver dotato il nostro esercito di 5 micidiali colossi meccanici, costruendoli da zero sul vostro pianeta. Inizialmente ne aveva creati soltanto 3, ovvero Grimlock, Sludge e Slag. Resomi presto conto della loro forza esplosiva sul campo di battaglia, gliene commissionai altri 2, Snarl e Swoop. Va detto che la loro natura selvaggia e poco incline all'obbedienza mi ha creato non pochi grattacapi. Wheeljack ha dovuto faticare non poco per migliorare i loro banchi di memoria e nonostante questo i 5 dinosauri meccanici si sono spesso rifiutati di seguire le regole e integrarsi pienamente al resto del nostro esercito. Tuttavia, a conti fatti, i Dinobot si sono rivelati decisivi, specialmente quando ci siamo trovati in situazioni di estremo pericolo. Per questo, ma anche per molte altre invenzioni che non ho avuto il tempo di citarvi, noi Autobot saremo sempre tutti grati a Wheeljack e alle sue capacità. Ed eccola la mitica Lance Stratos Carrobot Diaclone Jig, quando ancora Wheeljack Transformers non esisteva. Un altro davvero che richiamava tantissimo quella reale, una caratteristica praticamente di tutti i Carrobots, dove avevamo robot che non sempre erano bellissimi. Vedremo anche nei Transformers robot che nel giocattolo non erano fedeli al cartone animato, poiché appunto robot preesistenti, però nelle modalità alternative erano davvero tutti accuratissimi. In questo caso abbiamo, come potete vedere, questo bellissimo spoiler sul retro. Tra l'altro spesso si trovano in giro modelli senza spoiler, quindi spesso anche nel recuperarli senza box è difficile trovarli con lo spoiler. Ruote ovviamente con pneumatici in gomma morbida e tutti i vari dettagli. Una caratteristica che vorrei segnalare, che vedremo successivamente anche durante questo video, è che il logo Alitalia è qui scritto come Alitalla, mentre vedremo anche dopo nel video che invece il masterpiece ufficiale Takara ha il logo proprio Alitalia, poiché ha ottenuto le licenze per tale logo, mentre in questo caso, proprio per un discorso di non licenze, hanno scritto Alitalla anziché Alitalia. Portello abitacolo apribile, ovviamente con il vano per contenere il mitico Dianauta, e con un po' di fantasia abbiamo anche il cofano apribile, tra l'altro a scatto.
Ed eccoci arrivati al nostro solito momento birretta che andiamo ad aprire e voilà, andiamo a sorseggiare, a tornare bambini, a giocare e trasformare. I collezionisti, gli appassionati più giovani che staranno guardando questo video, sicuramente staranno adesso inorridendo per le fattezze gorillesche di questo robot. Dunque, ai giovani collezionisti, ai neocollezionisti che virtualmente abbraccio, voglio far presente che siamo nei primi anni 80. Vorrei far presente che all'epoca davvero, sì, è vero anche che c'erano i vari Macross, le Valkyrie, eccetera, che comunque erano, diciamo, modelli che derivavano da concetti di fantasia, anche per dire vari Daitan 3, piuttosto che erano comunque veicoli con fattezze pressoché aliene e comunque di fantasia. Qui avevamo la magia di veicoli di tutti i giorni, quindi appunto automobili che poi prendevano le fattezze di robot, quindi era un concetto completamente diverso e vi assicuro che all'epoca anche queste fattezze gorillesche ci facevano tanto sognare, anzi molti di noi questi modelli non li hanno potuti avere e non solo ci facevano sognare, ma ci facevano anche perdere le notti perché davvero li desideravamo tanto e spesso, come nel caso del sottoscritto, non potevamo averli. Ovviamente mi rifiuto di inserire i fungoni come missili che vanno a rovinare tutta l'estetica, quindi ha ben due lanciamissili, uno per spalla, abbiamo visto le ali caratteristiche e l'iconica testa che tanto lo contraddistingue. La trasformazione soprattutto delle gambe e queste fattezze gorillesche ovviamente vanno a richiamare moltissimo il primissimo Diaclone Car Robot che era il nostro Sunstreaker Lince. Come punti di snodo aveva un punto di snodo sulle spalle, uno, diciamo, un punto di snodo sui gomiti, più che altro sugli avambracci, qui nella zona della mano, e le gambe ovviamente fisse. Inoltre possiamo ben notare che nel giocattolo hanno messo due lanciamissili da spalla, mentre nel cartone animato iconicamente ne ha soltanto uno. Ovviamente, in quanto funzionale alla trasformazione, anche la testa può ruotare e nel caso di questo giocattolo, scusate se poco. Di questo giocattolo, tra l'altro, bellissimi ricordi, poiché ce lo aveva quel solito mio cugino che aveva tutto e ho avuto la fortuna di giocarci qualche volta. Quindi è un sogno d'infanzia che però della mia infanzia, anche se alla lontana, ha fatto parte.
Quindi lasciamo stare l'estetica, lasciamo stare le proporzioni, le fattezze del robot, la fedeltà o non fedeltà al cartone animato creato successivamente. Questi sono veri e propri grandi desideri che hanno caratterizzato la nostra infanzia, e dove non arrivavano le proporzioni e le fattezze, arrivava prepotentemente la nostra infinita fantasia. Ed ora andremo a fare una veloce carrellata di versioni più moderne dedicate al personaggio di Wheeljack, in particolare arrivando al Masterpiece, che è la versione più accurata, e vi anticipo che in questi giorni mi arriverà la versione Legacy United Origin, dove vedremo la storica modalità cybertroniana vista nel primissimo episodio del 1984. Quindi restate sintonizzati, poiché realizzerò un video speciale dove vedremo anche tutte le altre modalità cybertroniane viste in quel celebre leggendario episodio. Ma prima di andare a parlare di queste versioni moderne, adesso davvero mettetevi comodi, aprite cuore, orecchie ed occhi, poiché adesso il nostro Marco Salerno ci regalerà un altro contenuto, non solo di rarissime chicche, ma anche molto molto emozionante per il nostro solito Commander Optimus Prime, che ci parlerà con la voce dell'indimenticabile Diego Reggente. Vai Marco. Grazie Gianni, sei un terrestre veramente gentile. Amici, adesso vi parlerò della storia del giocattolo dedicato a Wheeljack, e lo farò grazie all'assistenza del mio fidato computer Teletran One, integrando il tutto con alcune informazioni ricevute dall'amico terrestre Marco Salerno. Il modello originale faceva parte delle car robot Diaclone ed uscì in due varianti principali. La prima uscita è dell'ottobre 1983 ed è ispirata a una delle più incredibili e meravigliose auto da corsa mai concepite da una mente terrestre, ovvero la Lancia Stratos Turbo Gruppo 5, che montava il leggendario motore Dino Ferrari V6 a 12 valvole e partecipò a due giri d'Italia automobilistici tra il 1976 e il 1977. La car robot numero 18 era un capolavoro trasformabile progettato dal maestro Hiroyuki Obara, già creatore del Battle Convoy e co-creatore del Powered Convoy. Esattamente come avvenne per la Super Countach numero 1, la parte anteriore della Lancia Stratos Turbo viene progettata per diventare la parte inferiore del robot, e questo schema di trasformazione viene anche replicato durante l'animazione vista nel cartone animato a noi dedicato. Il volto non aveva le fattezze umanoidi di tutte le altre car robot viste fino ad allora. Si trattò di una scelta coraggiosa da parte del suo creatore, che non immaginava minimamente come questa peculiarità, nel volgere di neanche un anno, avrebbe reso immensamente popolare nel mondo il personaggio ispirato a quel giocattolo. L'eccessiva lunghezza delle braccia del robot veniva mitigata dalle linee oblique di due ali trasparenti montate sulla schiena, e la mancanza di una pistola dedicata da impugnare era compensata dalla presenza di due enormi lanciarazzi da inserire sui perni delle spalle, che però ostacolavano la posabilità delle braccia. Sotto forma di automobile da corsa, il modello si distinse per essere una riproduzione in scala assai fedele del fantastico veicolo al quale si ispirava. Si nota come la Takara, per evitare problemi con le licenze, cambiò negli adesivi una lettera del nome della compagnia aerea Alitalia, che era lo sponsor della macchina, che diventò Alitalla. Nel novembre dello stesso anno, la Takara rilasciò sul mercato una variante dello stesso modello, con i colori tipici della Lancia con livrea Marlboro, che era la vecchia sponsorizzazione della Lancia Stratos prima di Alitalia. Anche in questo caso in Takara si decise di modificare leggermente il nome dello sponsor sugli adesivi, per evitare problemi di licenza, cambiandolo in Marlboro. Il modello aveva colori diversi nel robot e in alcuni accessori, nonché una testa scolpita in modo completamente differente. In Italia, tra il 1984 e la metà del 1985, uscirono tre versioni del modello Diaclone. La prima versione era identica alla versione giapponese, con il numero 539 su tettuccio e portiere, ma poi presero piede le altre due, chiamate comunemente dai collezionisti terrestri tettuccio bianco e tettuccio azzurro. Entrambe erano versioni di transizione, assai simili alle prime uscite pre-RAB americane, che nel 1984 la Takara aveva iniziato a produrre per il mercato americano. Queste versioni avevano sulle portiere il classico adesivo col numero 539, che però non compariva nel tettuccio, e non vi era traccia dello sponsor Britax sotto tale numero. Inoltre, seguendo le leggi della nazione italiana in materia di sicurezza degli umani più giovani, i missili neri vennero sostituiti da altri a forma di fungo, e anche il Dianauta venne rimosso dalla confezione.
Teletran One mi informa che l'edizione Diaclone più rara in assoluto era però quella francese, facente parte della leggendaria seconda serie Diaclone distribuita dalla Joustra. Questa seconda serie uscì in Francia per un periodo veramente limitato, poche settimane prima che la serie chiudesse e tutte le eccedenze fossero riutilizzate all'interno di particolari scatole Transformers, distribuite nel corso del 1985 in Europa con il logo Milton Bradley. Proprio come le ultime versioni italiane, la versione Joustra non aveva il numero 539 sul petto ed era sprovvista di Dianauta, ma aveva i missili regolari della versione giapponese. Negli Stati Uniti, a partire dal 1984, la lancia Stratos Diaclone venne commercializzata col nome di Wheeljack. Sulla sua scatola venne utilizzata l'artwork delle scatole Diaclone giapponesi e italiane, ma sul petto il robot presentava, al posto del numero 539, il simbolo di fazione Autobot. I lanciamissili di questa versione erano stati depotenziati, perché il meccanismo di sparo era stato privato della molla. Inoltre, il colore verde presente in questo disegno appariva un po' più chiaro e brillante. Le scatole delle prime uscite statunitensi di Wheeljack, così come quelle delle Autobot e dei Jet Transformers usciti quell'anno, avevano la caratteristica di non avere i bordi grigi che separavano l'art box dalla vetrina di acetato trasparente. Sul modello non era applicato l'adesivo termocangiante di fabbrica, che venne introdotto solo a partire dall'anno successivo. La seconda versione, uscita nel corso del 1984, era identica alla prima, tranne per la presenza dei bordi grigi sulla scatola. Tutte le versioni del periodo pre-RAB, ovvero senza adesivo termocangiante sul giocattolo, avevano le lettere TM, acronimo che i terrestri degli Stati Uniti usano per trademark, sul flap superiore, accanto al logo. Infine, Wheeljack uscì negli Stati Uniti in una terza versione nel 1985, col modello che aveva l'adesivo termocangiante e lo stemma del marchio registrato sul flap superiore. Nelle nazioni centroeuropee, Wheeljack venne distribuito in scatola con logo Milton Bradley ed è a tutti gli effetti una classica versione di transizione Joustra, alloggiata all'interno del suo vano di polistirolo Diaclone e sollevata per una esposizione ottimale da una struttura di cartoncino ripiegato. La versione Milton Bradley del 1985 aveva però l'adesivo termocangiante e adesivi Autobot americani e fu l'unica uscita in scatola europea con specifiche tecniche in quattro lingue. In Italia, Wheeljack venne chiamato Saetta e faceva parte di una selezione di sole 8 Autobot, uscite in scatola Hasbro e distribuite tra la fine del 1985 e il corso del 1986. In Giappone, come sappiamo, la Takara iniziò la distribuzione dei Transformers più o meno in contemporanea con i paesi europei, ovvero a metà 1985. Le scatole giapponesi erano piccole e compatte e ricreate sul modello delle scatole Diaclone, in termini di dimensione e presenza di polistirolo interno. Le uscite seguivano una numerazione progressiva e Wheeljack aveva il numero 3. L'artwork della scatola seguiva lo stile di quella americana, ma il colore verde delle gambe e del petto del robot appariva più scuro, esattamente come le versioni Diaclone. I lanciamissili delle versioni giapponesi erano a piena potenza, come il modello Car Robot originale. Il modello venne poi ristampato nel 1990 in esclusiva per il mercato europeo all'interno della serie Classic, dentro una scatola dorata. L'origine della serie Classic non è chiarissima, dato che vennero ristampati soltanto alcuni modelli. Teletran One mi informa che i modelli della serie Classic erano quelli della saga Earth Force vista nella serie a fumetti inglese della Marvel Comics. Queste storie servivano anche per la promozione dei giocattoli della serie Action Masters. Bene, amici terrestri, abbiamo passato in rassegna le più importanti distribuzioni che ha avuto il giocattolo dedicato a Wheeljack sui principali mercati mondiali negli anni Ottanta. Adesso, se avrete la pazienza di ascoltarmi, vi racconterò delle principali variazioni che intercorrono tra il modello Diaclone e il modello Generation One. Esistono due varianti del modello, che differenziano la sua versione Diaclone dalla sua versione Transformers. Nella versione Diaclone, i piccoli perni dove si incastrano gli alettoni sono un po' più sottili rispetto a quelli della versione Transformers. Questo spiega come mai non tutti gli alettoni siano compatibili tra i vari modelli. Infatti, se proverete a inserire gli alettoni di un Wheeljack del 1985 sui perni di una lancia Stratos Diaclone, molto probabilmente essi non rimarranno in sede e tenderanno a cadere con facilità. Un'altra differenza risiede nei perni delle ruote del veicolo. Osserviamoli bene, quelli delle versioni Diaclone appaiono piatti e levigati, mentre quelli della versione Transformers sono dei rivetti con dei puntini in rilievo. Inoltre, anche l'interno dell'abitacolo presenta delle differenze tra le due versioni.
La versione Transformers, come è visibile dalle immagini, ha una specie di semisfera in evidenza, che è un prolungamento dell'alloggio della vite che sta sotto la macchina. La vite centrale è dunque più lunga di pochi millimetri nelle versioni Transformers. Si tratta di una miglioria volta a rinforzare il giocattolo. Gli adesivi poi sono un altro modo per identificare le varianti. L'originale car robot Diaclone giapponese aveva degli adesivi di fabbrica sul tettuccio e sugli sportelli, col numero 539 e logo Britax in evidenza. La variante Marlboro dello stesso veicolo aveva invece il numero 598 soltanto sugli sportelli e nessun adesivo di fabbrica sul tettuccio. Quell'adesivo si trovava nel foglietto degli adesivi. Entrambe le versioni Diaclone, quella con livrea Alitalia e con livrea Marlboro, avevano il logo circolare con scritto Takara Japan sulla parte inferiore del veicolo. Il verde degli adesivi tricolore sul modello Diaclone appariva di un tono un po' più scuro rispetto a quello delle versioni successive. Amici, adesso purtroppo sto ricevendo un segnale da Teletran One e pare che ci siano problemi in una centrale di energia. Sono proprio curioso di capire cosa stia accadendo. Teletran One, voglio un rapporto sulla situazione. Proprio come temevo. Gianni, purtroppo Megatron è tornato. Dobbiamo correre a fermarlo. Autobot, immediatamente a rapporto. Autorobot, trasformatevi. Dirigiamoci verso la centrale. Per la Generations 2010, in questo caso in colorazione Takara United, quando i Masterpiece erano praticamente arenati e producevano poco o nulla, arrivò appunto questo Wheeljack. Mi ricordo ancora l'annuncio del prototipo, abbiamo fatto praticamente una festa su quello che era il vecchio forum, poiché all'epoca erano davvero le Generations che trainavano il carretto per quanto riguarda i Transformers. Oggi un robot che può sembrare sicuramente goffo, ma di certo come qualità ancora oggi fa impallidire tanti modelli del presente. Per le linee Alternators Binaltech del 2003 abbiamo questa Ford Mustang pensata principalmente per Grimlock, sia come proporzioni sia per la presenza della spada, dove soltanto il testone caratteristico di Wheeljack che va a ricordarselo, per il resto è completamente ridisegnato. Uno dei robot più goffi, se vogliamo, però resta la grandissima qualità, il grandissimo rapporto qualità-prezzo tuttora mai più raggiunto per quanto riguarda questa magnifica linea. Ed ecco il nostro Transformers Prime Deluxe Class del 2010, sicuramente tra i più interessanti e meglio realizzati dell'intera linea. E qui la versione sempre Deluxe Class Earthrise, facente parte della trilogia War for Cybertron, quindi Siege 2019, Earthrise 2020 e Kingdom 2021, modello che per quanto evocativo purtroppo è uno di quelli che soffre maggiormente delle varie carenze di plastica, vuoti strutturali e appunto materiali a risparmio. E siccome anche Wheeljack non bastano mai, mi sono procurato anche questo gradevole Deluxe Class che va a rappresentare il personaggio visto nella spettacolare prima sequenza del film Bumblebee di Travis Knight. Infine il Masterpiece ufficiale Takara del 2014.
Mold quindi datato di ben 10 anni fa, Mold che fa parte dei primissimi auto robots masterpiece, ma è venuto talmente bene nonostante di tanti anni fa che ancora oggi le ditte terze parti non si sono cimentate in una nuova versione di questo personaggio. Tra l'altro l'ho recuperato in due copie, questo nel 2014, l'ho acquistato in preordine ovviamente, quando erano davvero i tempi d'oro, perché all'epoca un masterpiece originale costava circa 60 euro, ribadisco 60 euro originale, che oggi è il prezzo del Clio. Infatti successivamente in questi tempi recentemente ho recuperato anche questo Clio per la doppia esposizione. Tra l'altro Clio ha questo accessorio che sarebbe il dispositivo anti-ipnosi, che era un'esclusiva per la versione asiatica. Tra l'altro le ali sulla schiena sono integrate nella trasformazione, mentre il lanciamissili da spalla è un accessorio esterno. Come detto precedentemente, rispetto al Diaclone dove abbiamo la scritta Alitalla, qui abbiamo proprio la scritta Alitalia, poiché Takara ha ottenuto le licenze. E dunque un'emozionata comparazione tra Vintage e Masterpiece. Vintage e Masterpiece. Tra l'altro non dimentichiamo che tutti i car robots Diaclone avevano parti in metallo.
spero davvero che vi sia arrivata tutta la passione che abbiamo riversato anche in questo video io e Marco e che vi siate un po' emozionati insieme a noi. Io vi do appuntamento ai prossimi video e vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e come sempre ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.